Buondì e ben ritrovati con le anticipazioni di ciò che troverete domani sul Grigione Italiano. In prima pagina apriamo con un articolo a firma Serena Visentin che ci spiega le problematiche che si riscontreranno con l'introduzione della strategia posta 2020. Sempre in prima pagina Lara Boninchi Lopez ci spiega ciò che è accaduto nella giunta di lunedì. Ancora per concludere la prima pagina, riassumiamo brevemente attraverso un'intervista quello che è stato la conferenza che si è tenuta al Centro Tecnologico del Legno. Per quanto riguarda la Bregaglia, diamo notizia dell'arrivo di un lupo che tra giovedì e domenica scorsa ha passeggiato lungo il fondovalle. Nella pagina dello sport invece primeggia ovviamente la vittoria dell'Hockey Club Poschiavo contro il Samaden, vittoria che ha permesso ai poschiavini di confermare la vetta in classifica. Importante anche la vittoria degli U10 che si sono qualificati per le finali del Post Finance Trophy che si terranno a Vienne. Non poteva mancare questa settimana una pagina dedicata alla politica dove troverete tutti gli spunti per comprendere ciò che prossimamente andremo a votare. E a concludere diamo anche notizia del cambiamento di nome del gruppo di sostegno a distanza che ha cambiato il nome e da oggi è diventato Darvida. Con questo è tutto, vi lasciamo alla breve intervista che abbiamo realizzato assieme a Sabina Paganini e a Bung Savedeni. Buondì e ben ritrovati con la nostra consueta rubrica che guarda gli appuntamenti del fine settimana. Evento clou di sabato e domenica è sicuramente il ritorno della filodrammatica poschiavina. Per parlare di questo evento abbiamo qui con noi la presidente Sabina Paganini. Ben trovata. Grazie. Ecco, da quando il Cinema Rio ha chiuso i battenti, la filodrammatica poschiavina ha rinunciato un po' ai pezzi in sola e si è dedicata più a fare pezzi assieme ad altre società. Questo che andrete a presentare è il secondo pezzo, dopo ovviamente la chiusura del Cinema Rio, che vi vedi solo i protagonisti. Cosa ci aspetta? Occupati di Amelia è una commedia brillante francese ed è piena di equivoci. Si parlerà di amore, di intrighi, di Amelia, di soldi, di una madrina olandese pazza e di un principe che improvvisamente appare. Oh, sembra molto interessante. Possiamo magari avere una qualche anticipazione di quello che sarà questo pezzo? Ma saranno circa 2 orette spumeggianti, ritmate, ci sarà della musica divertente e ci sarà anche forse un matrimonio. Forse anche un matrimonio, molto interessante. E per quanto riguarda le prevendite, come sta funzionando? Della prevendita si occupa l'ente turistico e ci hanno comunicato che per il primo fine settimana ci sono ancora pochi posti, quindi sia per sabato che domenica ci saranno pochi posti, invece per il secondo fine settimana ci sono ancora più posti liberi. Ecco, magari prima di andare oltre ci puoi magari illustrare le date e gli orari delle vostre rappresentazioni? Sabato 28 alle 17.30 ci sarà la première, alle 20.30 la seconda e domenica sempre 17.30 e 20.30 seguiranno le successive rappresentazioni per il primo fine settimana. Il secondo fine settimana, sabato e domenica 4 e 5 febbraio, sempre alle 17.30 e alle 20.30 ci saranno le repliche. Ecco, ma Sabina Paganini non è solo la presidente della filodrammatica ma è anche un'attrice. Com'è stata questa esperienza? Devo dire che abbiamo ridotto moltissimo le prove, ci siamo incontrati 10-12 volte e in un tempo ristretto creare uno spettacolo del genere non è stato facile. Il gruppo che si è formato, siamo in 15, è fantastico e questa è la particolarità del teatro. Ci si incontra per caso, si realizza un progetto e poi ci si lascia per i prossimi mesi dell'anno e ci si ritrova per il teatro. È un'atmosfera particolare e devo dire che anche quest'anno siamo riusciti
a creare un bel gruppo, a lavorare bene insieme e speriamo di soddisfare anche il pubblico. Beh, viste le promesse, siamo certi che il pubblico ne uscirà soddisfatto. Noi ribadiamo l'invito a partecipare a tutti, almeno ad uno degli spettacoli previsti, che si terranno tutti nella sala di Casa Torre. E a voi, non so come si dice, in bocca al lupo. Un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo. A buon sapete.